Un saluto agli amici di Medico Snake. Allora ragazzi, in questo video voglio parlarvi di un'applicazione nonché un social che ho avuto modo di scoprire in questi giorni di quarantena. Beh, non ho saputo resistere perché ne sentivo parlare sempre di più, quindi l'ho installato, mi sono iscritto e sono finito per utilizzarlo. Quindi voglio parlarvi di TikTok, sia dei suoi punti negativi ma soprattutto dei suoi punti positivi. Ma tutto questo subito dopo la sigla. Allora, parto subito col dire che TikTok è disponibile per le varie piattaforme, sia Android sia iOS, ma porta con sé anche una parte desktop, là dove ci consente di caricare i nostri contenuti direttamente da computer qualora noi avessimo editati attraverso un software di video editing una volta loggati dal computer. Ma mettiamo questo discorso a parte e passiamo subito a quella che è l'interazione che ci sta su TikTok. Allora, io da quando l'ho scaricata, l'ho installata e mi sono iscritto, all'interazione è stata veramente tanto. Pensate che in meno di 2 settimane io ho superato abbondantemente i 200 follower, ma non solo, l'interazione con i like che ho lasciato, quelli che ho ricevuto, i commenti che ho lasciato, i commenti che ho ricevuto, le persone che ho iniziato a seguire e al tempo stesso hanno iniziato a seguire loro me, sotto questo punto di vista l'interazione è veramente tanta. E pensate che la lista delle notifiche di TikTok in circa 2 settimane ha avuto un conteggio di 650-700 notifiche, tra i commenti che ho ricevuto, i like, i duetti, le reazioni ai video che ho postato sulla piattaforma. Beh, devo dire che l'interazione su questo TikTok è veramente molta. Adesso passiamo a parlare del punto di forza di TikTok, che TikTok, che io credevo che fosse tipo un social come Instagram dove ci consentiva di caricare le nostre foto, un nostro testo, invece mi sbagliavo di grosso, perché TikTok lavora fondamentalmente sui video e ci consente di caricare sulla piattaforma video dai 15 secondi ad un minuto. Ma non solo questo, ci consente di caricare anche un video in formato MV, là dove ci consente di creare uno slider fotografico attraverso dei preset già preimpostati. Una volta che iniziamo a registrare il video, sia prima che dopo possiamo applicare vari effetti come filtri, effetti speciali, aggiungere dei suoni, doppiare la voce e tanti altri tipi di funzionalità. Ma non è solo questo, una volta che abbiamo finito di registrare il video, TikTok all'interno di esso porta un editor che ci consente di tagliare le parti indesiderate che ci sono state in quel video. Quindi devo dire che sotto questa cosa TikTok mi ha sorpreso veramente tanto. Ma restando sempre in ambito video, una volta che noi abbiamo finito di modificare il nostro video e qualora scegliamo di pubblicarlo, possiamo inserire una descrizione, anche se leggermente limitata. Possiamo scegliere con quali utenti possiamo condividere il nostro video, se pubblica, privata o solo per noi stessi. Ci consente di limitare i commenti, ci consente di disattivare le reazioni, i duetti e ci consente addirittura di salvare il video postato direttamente sul nostro dispositivo. Ma non solo, possiamo scegliere di pubblicare il video o subito oppure di salvarlo nelle bozze. Allora, per quanto riguarda le bozze, qui voglio soffermarmi perché i video bozza di TikTok portano con sé sia un lato positivo e sia un lato negativo, che adesso vi dirò. Allora, quindi TikTok, se stai guardando questo video, prendi in seria considerazione ciò che ti sto per dire. Allora, per quanto riguarda i video bozza, sì, mi sta anche bene che TikTok mi fa registrare un video e me lo fa mettere nel video bozza e lo posso pubblicare magari in un giorno futuro che sceglierò. Mi sta bene, però non mi sta bene che io non posso recuperare quei video bozza da altri dispositivi. Mi spiego meglio. Allora io faccio un video, non lo voglio pubblicare ma lo voglio conservare, il video bozza lo posso solamente vedere dal dispositivo su cui è stato registrato quel video. Perché metti caso che per qualche futile motivo a me si rompe lo smartphone, non lo debba ripristinare, oppure voglio collegare il mio account su di un altro dispositivo, purtroppo i video bozza non sono recuperati
recuperabili né tantomeno sincronizzati con altri dispositivi. Quindi se cancellate l'applicazione, se cambiate dispositivo oppure volete sincronizzare il vostro account con un altro dispositivo, purtroppo non è possibile recuperare i video bozza. E io spero molto in questa cosa che TikTok dia la possibilità di integrare all'interno di esso una sorta di cloud che consente di recuperare i video bozza da qualsiasi dispositivo a cui è collegato il nostro account. Quindi ragazzi, beh, che devo dire? Devo dire che per me TikTok è stata una vera scoperta, perché su TikTok tutte le categorie video sono categorizzate attraverso gli hashtag. Quindi gli hashtag come quelle che sono la tecnologia, video tutorial, video challenge e tanto altro. Come potete vedere, TikTok categorizza i suoi video attraverso gli hashtag. E gli hashtag più portati su TikTok sono la sezione dei seguiti e la sezione dei per te, che per rientrare nella sezione dei per te, beh, si può rientrare anche subito, perché rientrare in quella sezione dei per te per qualsiasi piccolo TikToker tra virgolette come me, rientrare nella sezione dei per te come vincere un terno all'otto. Allora ragazzi, beh, che dirvi, io sono arrivato alla fine di questo video e tirando le mie conclusioni su TikTok devo dire che è stata una vera scoperta, perché su TikTok gira comicità, video tutorial, video challenge, video critiche, di quelle ce ne stanno molte, però io le guardo volentieri, non è che mi interessano più di tanto, però le vado a guardare. E devo dire che in questi giorni di quarantena è stato molto rilassante, ma soprattutto divertente seguire tutti quei canali che mi hanno fatto divertire, ma al tempo stesso come se tutte quelle persone racchiuse in TikTok stessero in un'unica stanza, quindi mi ha tenuto compagnia in questo modo. Devo dire che TikTok è stata veramente una bella scoperta. Allora ragazzi, beh, io volevo dirvi la mia su TikTok, anche se non è stato tanto, non è stata una vera video recensione, però volevo dirvi la mia su alcuni aspetti e sulla mia esperienza. Quindi se voi avete TikTok, volete seguirmi, qua in basso nella descrizione trovate il link per seguirmi anche su TikTok, mentre invece tutte quelle persone, magari tutti quegli utenti che non hanno TikTok, qua in basso, oltre che a lasciarvi il link di download per la vostra piattaforma, vi lascio anche il mio link affiliato insieme ad un codice da poter inserire al momento dell'iscrizione. Quindi ragazzi, che dirvi, qua in basso nella descrizione trovate tutti i dettagli per poter scaricare, iscrivervi e seguirmi su TikTok. Questo video io lo termino qua, adesso sono curioso di sapere la vostra qua in basso nei commenti, se anche voi utilizzate TikTok, se non lo utilizzavate, cosa vi piace di TikTok, insomma fatemi sapere la vostra qua in basso nei commenti. E qualora questo video vi fosse piaciuto, vi raccomando, lasciate tanti bei pollicioni in su, e se ancora non l'avete fatto, partono le animazioni, le solite, che vi ricordano di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto, attivare la campanellina delle notifiche per rimanere aggiornati sui miei prossimi video in uscita, ma soprattutto condividere questi video perché aiutano moltissimo il canale. Voglio ricordarvi che sono presente anche su Instagram, @MiticoSnake, il social di riferimento là dove posso parlare con tutti voi. Beh, che dirvi, quindi seguitemi là, seguitemi anche su TikTok se volete, tutti i link di riferimento li trovate qua in basso in descrizione, e noi ci vediamo sempre qui domenica mattina con un nuovo video. Ciao!